Eh beh sì, assolutamente, chi non ne sarebbe orgoglioso? Io per primo sono contento di stare qua, sono contento di stare insieme a loro. E, insomma, per me è qualcosa di speciale, dai. Che rapporto avete? È un bel rapporto, comunque, sai, quando cresci con una persona, avendo la stessa età, gli stessi sogni. Ci siamo conosciuti a 17 anni nelle nazionali giovanili, ci siamo ritrovati a Cremona in Serie C e poi in nazionale maggiore. Cresci condividendo quello che è la tua vita professionale, le tue esperienze, quelli che sono i tuoi sogni, i tuoi timori, un po' tutto. Quindi, così come siamo cresciuti con quel gruppo di giocatori di quegli anni lì, più o meno, insomma, siamo stati sempre compagni di squadra, tra virgolette, perché anche da avversari c'era questo rapporto di stima, di amicizia ed è sempre continuato così, come con me, così con tanti altri. Tu sembri anche fiero del fatto che avevano scelto Salvatore per questo premio. Indubbiamente quest'anno è più speciale che gli altri anni perché oltre ad essere una persona del mondo del calcio considero un amico di Davide, quindi un amico della nostra famiglia. E oltre che un premio a un grandissimo sportivo per la carriera, credo che sia una grande persona, oltre che un grande sportivo. E questo ve lo ne sono assoluta testimonianza. Salvatore, un anno particolare per te, hai avuto alcuni infortuni, però con la squadra a livello di gruppo sta andando molto molto bene, prospettiva anche per questo 2023 che vi vede protagonisti. Non posso dire niente, mi ha chiamato a Napoli e mi hanno detto, siccome siamo scaramantici, non dire niente assolutissimamente, quindi oggi si parla di altre cose, per quello che riguarda il Napoli sicuramente siamo felici come squadra di aver ottenuto questi risultati, è innegabile, però c'è ancora tanta strada da fare, c'è una pausa mondiale da affrontare. Ecco, l'hai citato tu il mondiale, per andare ancora oltre la scaramanzia, niente mondiale per l'Italia, sta aprendo un nuovo ciclo, il gruppo di Mancini, secondo te che strada ha davanti? Così come ogni nuovo ciclo all'inizio, ci sono prospettive, ci sarà più calma nel lavorare sicuramente perché l'obiettivo non è il mondiale di novembre purtroppo, però ci saranno altri obiettivi in futuro, quindi piano piano si avrà il tempo anche di aspettare, valutare, far crescere i ragazzi che si stanno affacciando adesso e far maturare ancora di più quelli che erano già dentro il giro. In chiusura una domanda su una squadra dove non hai mai giocato, però da sardo sicuramente hai seguito con affetto il Cagliari di Liverani, sta faticando in Serie B, ti aspettavi un inizio così complesso dopo la retrocessione? Purtroppo in Serie B è sempre complicato per tutti. Abbiamo visto anche altre squadre che sono retrocesse l'anno scorso fare un pochino più di fatica, però è talmente imprevedibile come campionato che come la Serie A, forse la Serie B ancora di più perché ha più partite, è più complicato, ci sono i playoff, è un discorso un pochino più grande e aperto. Stefano Arricca, insomma, siamo qua nella cornice dei premi Ussi in questa stagione che per lei è importante visto che è uscito il libro su suo padre. Tra l'altro, insomma, di questi giorni è anche l'uscita del film, la biografia sia visiva che quella scritta, diciamo così, di Gigi Riva, ovviamente legatissimo a suo padre. Non posso che farle questa domanda, insomma, come ha vissuto tutta questa annata e soprattutto queste ultime settimane? Intanto bisogna fare i complimenti a Riccardo Milani perché la testimonianza di questo docufilm è stato fantastico per i sardi, per tutti i tifosi e anche per tutte le persone che hanno visto e anche quelli che non hanno visto giocare Gigi. È veramente uno spot pubblicitario per la Sardegna. Per quanto mi riguarda, sì, abbiamo unito le forze, sembrerebbe quasi. È uscito tutto insieme. Forse il Covid ci ha fermato in un certo periodo perché c'era anche una festa o perlomeno un anno da ricordare per il 50esimo della nascita, 100 anni del Cagliari e 50esimo dello Scudetto, che non siamo riusciti chiaramente per motivi sanitari. Bello, un bel periodo, per me è particolare, io tutto quello che ho fatto con i miei amici e coautori Sergio e Gianluca l'ho fatto per mio padre, non per me ovviamente.
Ecco, com'è andata anche la risposta al di là delle vendite? Proprio avete girato, state continuando a girare la Sardegna, noi vi seguiamo anche insomma, sui social, dai post che mettete, vediamo sempre un minimo comune denominatore, possiamo dire così, no? Cioè che c'è sempre tanto entusiasmo, tanto affetto da parte di tutti. Sinceramente delle vendite non sappiamo niente e non ce ne occupiamo neanche, nel senso che non è una cosa che in qualche modo ci riguarda, ma adesso dal punto di vista proprio della vendita, del profitto, ci interessa solamente una cosa, tanto che ci stanno chiamando in giro per la Sardegna, in tutti i paesi, cittadine, città, ed è la cosa che ci piace di più. Perché vediamo gente ancora interessata, ma non solo quelli che hanno vissuto quel periodo, anche i curiosi e i giovani, per cui siamo andati in giro per la Sardegna già in 10 posti diversi, ne abbiamo altrettanti prossimamente da presentare questo libro e ci fa piacere, però francamente delle vendite è l'ultimo dei nostri pensieri. Giustamente, chiusura, ovviamente, cioè, torniamo un po' sull'attualità, da tifoso del Cagliari, insomma, come sta vedendo la squadra dopo questo primo terzo di stagione? Sicuramente si poteva fare meglio, c'erano tante aspettative, ci sono ancora tante aspettative su questa squadra. Secondo lei ora, insomma, anche in base alla sua lunga esperienza, cosa serve? Beh, evidentemente i riferimenti a quel Cagliari non si possono più fare, perché sennò sarebbe sbagliato pensare a quel Cagliari che forse sarà, me lo auguro, ma sarà forse irripetibile, o se sarà possibile sarà qualcosa di imprevedibile. Il Cagliari certo non è quello che ci aspettavamo da tifoso, questo lo dico. Evidentemente preferivamo vederlo lottare già da adesso per le alte classifiche e provare a tornare in Serie A, che è praticamente la competizione dove dovrebbe giocare il Cagliari. Però ovviamente il campionato è lungo, io auguro al Cagliari, alla società, di rimettersi a posto, perché è il piacere di tutti vedere il Cagliari tornare in Serie A. Dalia Caddari, si conclude e si va a concludere un 2022 fantastico per te, tanti appuntamenti importanti. Proviamo a dare un bilancio dell'annata che è stata. Beh, è stata una stagione bella lunga, che è finita nei migliori dei modi. Abbiamo preso un bronzo con le ragazze della 4%, con le mie compagne. Diciamo che è stata una medaglia che comunque ha avuto un bel valore, in quanto non si vinceva una medaglia con la staffetta da 70 anni. Quindi abbiamo fatto veramente qualcosa di bello e di grande, dai. Ecco, ma non solo a livello di squadra, anche a livello personale è stata un'annata, una stagione davvero importante per te. Quali sono anche gli obiettivi, no, per il 2023? Ovviamente migliorarsi, ma se devi mettere un sogno lì da lasciare sotto l'albero di Natale, visto che tra un po' sarà anche Natale, quale sarebbe? Sì, è stata anche una bella stagione dal punto di vista individuale. Comunque ho corso ai mondiali, una semifinale, ho fatto una finale europea. Sono molto soddisfatta di questa stagione, che comunque è stata bella lunga. Per quanto riguarda i miei obiettivi, l'anno prossimo riavremo di nuovo i mondiali a Budapest e ovviamente quello è il mio tassello di andare lì e fare bene, ecco. Ecco, in chiusura, l'atletica sarda, in generale l'atletica italiana, ultimamente sta subendo davvero un'impennata, un ritorno di fiamma quasi, che non si vedeva da tanti anni. Che effetto fa anche rappresentare un'isola che sta diventando un'isola del vento negli ultimi anni? Beh, diciamo che rappresentare la Sardegna siamo un bel po' di atleti, Lorenzo Pata, Wanderson Polanco, insomma, Filippo Tortu, quindi insomma sta crescendo e veramente noi siamo una bella parte dell'Italia, insomma della Sardegna che fa tanto. Beh, sicuramente poi parlando per quanto riguarda gli Olimpiadi, di 5 ore, sicuramente l'atletica si sta facendo sentire, è quello che mi piace e che appunto ci deve essere. Ecco, ma com'è ritrovarli poi nei vari ritiri sparsi per il mondo, tutti questi sardi che corrono, che rapporto c'è anche con loro? No, un rapporto di assoluta stima e amicizia. Lorenzo, Wanderson, noi ci vediamo ad ogni raduno della nazionale, quindi ovviamente grande, grande stima e amicizia. Vorrei innanzitutto parlare dell'accoglienza, che ringrazio tutta la gente di Cagliari, naturalmente gli sportivi, mi hanno commosso, perché dopo tanti anni ricordarsi anche
di me, vuol dire che hai lasciato qualcosa, hai suscitato qualche emozione, e quindi questo mi ha fatto un enorme piacere, perché almeno noi che facevamo il calcio antico, come dicono adesso, avevamo bisogno del pubblico, e il pubblico ci trascinava a volte nelle vittorie. E quindi ringrazio ancora pubblicamente questa grande tifoseria, e grazie di tutto, e soprattutto per la commozione che mi avete dato. Come ho visto la squadra? Insomma, è un momento difficile, diciamo francamente. E il primo tempo soprattutto non mi è piaciuto il Cagliari. Il secondo tempo, insomma, ho giocato meglio e forse avrebbe potuto anche fare il gol della vittoria, però onestamente credo che il pareggio sia giusto. Però se vuoi, il Cagliari, insomma, non può rimanere in B, a mio avviso, perché il Cagliari va al di là del fatto sportivo. Cagliari rappresenta tutta la Sardegna. E io ne so qualcosa, perché dove andavo anche in Germania e cose, c'erano sempre club sardi che mi invitavano. Quindi credo che bisogna assolutamente riportarlo in Serie A. La Rosa è sopravvalutata oppure sta rendendo molto di sotto delle proprie potenzialità? Ma guarda, secondo me, insomma, certo ci vorrebbe qualcosina in più, però insomma non dimentichiamoci che fa la Serie B, no? Quindi la Rosa è competitiva, però poi in campo, il campo è il vero giudice. Nel campo non si bleffa. Io penso che qualche rinforzo ci vuole, ma di quelli giusti, insomma, ecco. Perché nel calcio se non va, insomma, qualche problema ce l'hai sempre. L'obiettivo realistico possono essere i play-off piuttosto che la promozione diretta, che al momento è molto lontana. Ma no, il campionato è ancora molto lungo. Io credo che si possa anche andare direttamente in Serie A, però non bisogna sbagliare un colpo, bisogna metterci ancora più grinta, più volontà, e un po' di talento in più non guasterebbe, insomma, ecco. Giulia Saiu, qui oggi ai Premi Ussi Sardegna, una stagione importante la tua. Come ce la descriveresti, insomma, perché sono arrivati vari successi in questa annata? Sì, diciamo che la vittoria di un europeo e poi di un mondiale è sempre una soddisfazione unica e indescrivibile sicuramente. Partecipare al Premio Ussi anche quest'anno, dopo aver vinto appunto il mondiale, è un'altrettanta soddisfazione. Niente, per me è un piacere essere qui con i grandi dello sport. Niente. Ecco, insomma, è arrivato un mondiale, quindi qualcosa davvero di importante. Insomma, anche vista la giovane età, cosa ti aspetti invece per il futuro? Una volta arrivati magari a questi traguardi, capita che magari ci si possa anche fermare un po' con la testa, ma insomma, cosa ti aspetti da quello che verrà? Sicuramente non mi aspettavo di vincere un mondiale, volevo soltanto divertirmi e fare un'esperienza in nazionale facendo ciò che più mi piace, quindi niente, sicuramente vorrei riuscire a rimanere su questa strada, ma continuare appunto a divertirmi, a studiare e a fare quello che mi riesce meglio. Stefano Dassi, presidente della Torres, momento importante per voi in questa Serie C, inizia un tour de force che vi porterà fino a Natale contro tantissimi scontri complicati contro le squadre di vertice. Avete iniziato però alla grande con un pareggio non semplice in casa del Rimini, ecco, forse è il momento in cui scopriremo davvero chi è la Torres in questo girone B della Serie C. Sì, ma sicuramente è un percorso di crescita che sta facendo la squadra, che stiamo facendo tutti noi. Sono anche delle partite di prestigio e sicuramente faranno capire, insomma, qual è anche la dimensione di questa squadra, ma siamo fiduciosi, abbiamo iniziato bene questo periodo, un buonissimo pareggio a Rimini e insomma adesso ci approcciamo a una delle squadre che punta alla vittoria del campionato, ma sono convinto che la squadra risponderà presente, come risponderà presente anche il nostro pubblico sicuramente. Ecco Presidente, l'ha detto lei, siamo fiduciosi perché c'è stato un bel pari contro Rimini, tra l'altro che è stato anche un bel banco di prova perché avevate tante assenze importanti, penso a Oliviero, ma poi anche durante la partita si è fatto male Ruocco, che probabilmente oggi aveva gli esami, potrà stare fuori per qualche gara, però sono arrivate ottime risposte dalla panchina, penso a Sanat ma anche tanti altri che hanno fatto bene, forse un po' questa la forza della Torres che sta scoprendo di avere alternative di qualità.
Sì, è un gruppo di ragazzi che lavora con grandissima professionalità, stanno facendo un ottimo lavoro, grazie anche al lavoro dello staff tecnico, del mister. Tutti stanno crescendo, si fanno trovare pronti quando vengono chiamati in causa, quindi ripeto, c'è fiducia, ripeto, è un gruppo numeroso che ha qualità tecniche oltre che qualità morali. Ecco Presidente, in chiusura, i premi USI di solito sono un'occasione per tirare un bilancio, no? Di un'annata, di una stagione sportiva. Le chiedo non tanto un bilancio anche vostro, che sicuramente è più che positivo, ma anche di guardare al futuro. Qual è il futuro di questa Torres? Sì, bravissimo, hai detto molto bene tu. Questo per noi è un punto di partenza. Oggi riceviamo questo premio, siamo orgogliosi di questo percorso che stiamo facendo, ed è un grande onore essere qua a ritirare questo premio. Come hai detto bene tu, questo per noi è un punto di partenza, perché ci deve dare ancora di più la consapevolezza che c'è tanto lavoro da fare. Insomma, siamo pronti ad affrontare quelle che sono il nostro obiettivo, che è quello di migliorarci sempre, insomma.